Questo è un blocchetto che porto sempre con me, mi è utile per scrivere le idee che mi vengono in mente per il mio romanzo. Poi, ecco, sull'altro lato scrivo altre cose. Perché parlo di questo blocchetto? Il 6 aprile 2018 ho assistito a un concerto della Bim Bum Band al Killjoy a Capannelle. C'era tanto rumore, non so se le casse erano regolate male o se era la Bim Bum Band a essere rumorosa. Vabbè, allora io scrivo su questo blocchetto, qua vedete il messaggio che ho scritto, poiché è difficile parlare, suggerisco di scrivere qui. E poi altri hanno scritto a loro volta, infatti c'erano alcuni amici là all'evento. Alcune domande mi sono state fatte a voce, ma io comunque ho risposto qua sul blocchetto. Un po' difficile da aprire. Ah, in prima fila c'era il batterista dei Profilax. Ah, però non ho capito chi è. Ah, poi qualcuno ha nominato il tronco cionco e non ho capito cos'è. Ah, poi ci fa un bel video su questo evento, con molto piacere, infatti lo sto a fare. Ah già, ho detto che la Bim Bum Band canta canzoni di cartoni animati. Se io qua ho scritto che la canzone di Cani e Guerriero mi dà la carica. Vabbè, capisco che questa parte può essere noiosa. Ah ecco, la Bim Bum Band ha cantato canzoni di cartoni animati, ma non solo, infatti ha cantato anche una canzone di Alcazar. Ah, poi vabbè, questo non c'entra niente, qua ho segnato l'indirizzo di un evento che si è svolto ieri. Poi qua c'è un'altra cosa che non c'entra niente, e poi c'è un'altra ancora più avanti, perché in un'altra pagina ho preso appunti per un reclamo da fare alle Ferrovie dello Stato, poi l'ho fatto, quindi a posto. E vabbè, e mo' vedrete alcuni momenti del concerto. Secondo me, eh? Ma le maschine che altro la pensione?
Ditelo voi. Gerundio, Gesumino, Sturdio, Casimiro, Ricky Rossi. Ah!
magia, come quasi magia, cioè, l'ultimo pochissimo.